sperimentare gli ostacoli che costellano la vita delle persone non vedenti e al contempo stringere ancora di più il legame tra università e studenti con disabilità. Sono stati questi gli obiettivi dell'evento Vieni a vivere le sensazioni di un non vedente, tenutosi all'Università degli Studi di Teramo, in collaborazione con le sezioni teramana e aquilana dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Abbiamo organizzato questo evento proprio perché l'Ateneo crede molto nell'inclusione e quindi dare modo sia ai tutor che agli studenti che ai docenti referenti di fare un giro per capire appunto cosa provano i non vedenti. Naturalmente è un'attività propedeutica al fatto che poi vorremmo porre in essere delle ulteriori iniziative pragmatiche proprio per aiutare i non vedenti. Deve essere oggi un punto di partenza per altri progetti che realizzeremo insieme in collaborazione con l'università, perché l'università deve essere proprio accessibile a 360 gradi per uno dei nostri che arriva qua col bastone e deve essere in grado di distreggiarsi bene fino ad arrivare alla propria aula per a fare le lezioni, insomma. Varie le attività messe in campo, da un giro dell'università bendati con la guida di un non vedente, al percorso multisensoriale all'interno dell'aula, fino ad una breve illustrazione degli strumenti che vanno ad aiutare i non vedenti nella vita di tutti i giorni. Devo dire che il primo impatto è stato un po' di ansia, perché non vedevo. Certo, poi stare a braccetto con chi mi accompagnava mi ha aiutato molto, però effettivamente è una dimensione nuova, una dimensione di cui bisogna rendersi conto. Tutta l'iniziativa è stata un primo passo volto a rafforzare il rapporto tra l'istituzione e le persone con disabilità visiva, oltre che per avviare un percorso che possa facilitare la creazione di una struttura universitaria davvero inclusiva. Ci si sta lavorando, stiamo cercando di migliorare, di rendere accessibili il più possibile tutte le strutture, sia a livello delle stazioni ferroviarie, sia a livello delle scuole, sia a livello di altre strutture a livello regionale, però c'è ancora molto da fare. L'università è tutta accessibile, ma le azioni perché questo avvenga non sono mai abbastanza.